Buonasera e benvenuti in questo episodio finale di Marvel's Guardiani della Galassia. Sì, oggi finiremo il gioco dei Guardiani della Galassia. Andremo a fare l'ultimo capitolo, il capitolo 12. E vediamo di, prima di tutto, chiudere il frigo. Ok, via. Nel frattempo, i nostri guardiani parlano tra di loro. Ma noi siamo pronti per finire il gioco. Abbiamo già parlato a loro durante lo scorso episodio. E dobbiamo ora andare a parlare a Warlock, che si era preso la nostra stanza, ok? E la nostra stanza è... Dov'è, dov'è, dov'è? Lì c'è Gamora. Questa dovrebbe essere, no? No, questa è Drax. Questo è il bagno. Io ogni volta non trovo la mia camera. Nel frattempo vi ricordo di lasciare un bel mi piace al video, di commentare e di iscrivervi al canale per non perdervi i prossimi caricamenti o meglio le prossime serie. Parliamo a Warlock. Vi ricordo che appunto Adam Warlock è qui. E si era impossessato della nostra stanza. Quella viene dalla mia cassetta. Li hai composti tu, questi poemi? Quelli non sono poemi, è musica. Hard rock. Quella che si fa con le chitarre, il basso e la batteria. Scrittura semplicistica, similmente al loro scriba. Ok, qual è il problema? Cosa ho fatto per farti arrabbiare? La tua ignobile leadership ha permesso alla Madonna di fuggire. Serviva per il trasporto al regno telepatico. Mantis aveva le sue buone motivazioni. Troviamo Nikki e andiamocene, così poi potremo trovarla di nuovo. Le tue tenui tattiche si affidano troppo alla sorte. Puoi convincermi che tali misere misure condurranno al successo? Sì. Certo, assolutamente. Sagge parole, calme e misurate. Eppure dentro di me prolifera il dubbio. Il tuo contegno comporta un cambiamento rispetto alle mie volitive abitudini. Forse possiamo trovare un compromesso. Sì, un patto. Parteciperai a un patto di maggiore aggressione, garantendo gravitas alla tua gravida anima e trovando equilibrio sulle gelide onde del fato? Certo, sì. Tutto quello che serve. Dichiaralo. Giuro che sarò un bravo leader, che sarò più risoluto e che non lascerò che Mantis faccia come le pare. Sono parzialmente rassicurato. Affrontalo o lascia perdere? Tu Affrontalo. invece, caro Mister Parolaio, come so che non cambierai idea rivedendo Riker? Perché tale sospetto? Voi due non eravate migliori amici? Siamo stati compagni per un'effimera stagione. E ho espresso testimonianza del suo incalcolabile dolore. Egli piange il figlio. Ecco il motivo di tutto questo casino. La chiesa, la matriarca. Perché lui rivuole suo figlio. È impossibile, vero? Il Magus non può. No, non può. Quindi? Possiamo fidarci? Quando troveremo Riker, dovremo sconfiggerlo, ti è chiaro? Senza dubbio. Perfetto, a questo punto andiamo a impostare la rotta. Allora, come sta? È frustrante. Come quando cercavo di parlare con Susan Harris al ballo della scuola. Non era l'umana che hai cercato di impressionare con lo yo-yo? Sì, e il risultato con l'ammantato è stato analogo. Cos'è uno yo-yo? Come cos'è uno yo-yo, Gamora, dai. Ciao L'hai Groot. sentito, Cosmo? No, non si riesce ancora a contattare Cosmo. Comunque abbiamo un bel po' di cose da chiudere in questo videogioco. La regina Hellbender, Cosmo, Nikki, ovvero la matriarca, Riker. Cioè, in questo ultimo capitolo se ne vedranno delle belle, credo, spero. Questo spiega perché non siamo riusciti a contattare Cosmo. Se non rispondi, va a finire che ci vaporizzano. Penso io a questa comunicazione. È tutta tua, bello. Salve, viaggiatore. Hai accettato la verità della promessa divina.
Certamente. Sono qui con mia moglie e mia figlia morte da tempo. Ringrazio la matriarca per il suo dono. Che la promessa sia mantenuta. Puoi atterrare allo spazioporto. Tutti quei bar e le sale scommesse. E gli spaghettini? Forse non è così male come sembra. Immagino sia anche peggio. Breaker raduna le truppe, mentre noi aspettiamo pacifici. Vado più veloce che posso, Lingard. Ma che cavolo? Kra ha lasciato il mozzolo e si crede una farfalla. È un vero uomo d'azione. Speriamo solo che tenga occupata la chiesa mentre cerchiamo Nicky. Chi si aspettava che fossi in grado di fregare la sicurezza, palestrato? Sono portato per l'inganno. Ci vorrà ben altro per raggiungere la corteccia di Continuum e salvare Nicky. Soprattutto dopo la scomparsa di Lingotto. Non dovremmo cercarlo. Il tempo stringe, per salvare la ragazza non dobbiamo distrarci. Brax ha ragione. Speriamo che Warlock riesca ad assestare qualche colpo. Vamos. Andiamoci dentro, salviamo Nicky. Peter. Chissà quando si sbloccheranno le nuove abilità di Gamora, Groot. Cosa? Il realizzarsi della promessa della matriarca. L'inizio del nuovo mondo. Privo di morti, dolori o paura. Dovreste esserne a conoscenza. Non siete passati dai controlli prima di arrivare. Cosa? Ma certo che sì. E perché non sapete del compimento? C'è qualcosa che non va. Fermiamo questi eretici. All'attacco! Oh, mega abilità di Drax sbloccata, ira di Katat. Rifiutata la promessa e accettata definitivamente la scomparsa della sua famiglia, Drax ha realizzato la portata del suo potere. Attacca infliggendo danni moderati e uno stordimento notevole a un singolo nemico, oltre a uno stordimento moderato a tutti i nemici vicini. Infligge un ulteriore stordimento mentre si scatena. Potentissima, vediamola nel video. Ok, quella X si fa. E stordisce gli altri. Non sembra che stordisca molto gli altri, ma facciamoglielo fare. Vai. Gamora, poi Groot e Rocket. Ok, abbiamo disintegrato tutti praticamente in mezzo secondo. Ok, ne arrivano altri. Tu ce l'hai ancora l'ira di Katà? No. Però puoi andare con questa. Vai Gamora. Allora, contro lui il vento. Bravo. Bravo. Mi conviene pregare che il nuovo mondo sia senza morte, dolore o paura. Io li ammazzo tutti per quello che hanno fatto qui. Si sono dati da fare con la ristrutturazione. Un motivo in più per andare alla corteccia e trovare Nicky. Ah, è qui dietro. Devo fare il giro, però. Io sono. E di là c'è qualcosa? Questa è la fine dell'universo conosciuto, bello. Non vedo cosa c'entri. Eh sì, c'è qualcosa anche di qui.
Che devo arrivare lassù. E per farlo mi serve Draxino. Vai Drax. Puoi toglierlo? Così questo si abbassa, immagino. E possiamo salire. Ah, possiamo semplicemente far così. Perfetto. Ammesso che troviamo la ragazza. Come ah, collezionabile. Possiamo, oltre a materiali. Potremmo cercare di farla ragionare. Ordine di Thanos. Ok. E qui dietro ci sono ancora dei materiali. Eccoli qui. Delle componenti. Ok, al prossimo tavolo da lavoro trovato possiamo fare probabilmente il prossimo potenziamento. Sì, un potenziamento disponibile. La torre di Cosmo è spenta. Solo perché qui non è mai stato buio. Tra quelli che ci stanno sparando c'è anche la sicurezza di Nowhere. Non lascia ben sperare per il cane. Non sono un fan del cagnaccio, ma un telepata ci avrebbe fatto comodo. Se Cosmo è davvero con loro, sarà molto dura raggiungere la corteccia. La chiesa crede di aver già vinto. Sfruttiamo la cosa a nostro vantaggio. Il fatto che la torre sia spenta non vuol dire che Cosmo sia morto. L'ultima volta che siamo stati qui ha messo KO me, Gamora e Drax e i cacciatori di Lady Albender senza alcuno sforzo. Dobbiamo capito? Avere fede che stia bene. Ecco. Avere fede? Davvero, Peter? In questo luogo sono conservate a ho il terrore di ciò che troveremo al mercato. La stessa cosa che abbiamo visto all'arrivo. Sì, ma da vicino. A volte Nowhere faceva davvero schifo. Razzo! Laggiù! Ce ne sono un casino. Speravo che qui in pochi avrebbero accettato la promessa. Tutti desiderano ciò che non possono avere. Già, ma questi ladri sospettavano di chiunque cercasse di regalare loro qualcosa. Io sono Groot. Non lo so, Rocket. Come dice Gamora, tutti desiderano qualcosa. La chiesa personalizza l'offerta caso per caso. Temo che la maggioranza accetterà. Oppure moriranno. Non è una decisione facile. Le dannate batterie di fede sono ovunque. Come sulla Halas Hope. Forse c'è un altro cannone laser gigante nella corteccia di Continuum. Per assorbire la fede da più mondi in contemporanea. È possibile. L'energia non carica queste batterie. Si stanno svuotando. Quindi alimentano qualcosa. Così sembra. Qui c'è qualcosa, sì, altri materiali. Possiamo ingannare altri materiali qui sotto. Fargli credere che siamo tutti sotto la promessa. Solo se riesce a simulare anche il caratteristico alone violaceo. Gas gas, la panacea per ogni male. Danni da fuoco ingenti. Cerchiamo di non farci beccare. Ma davvero? Non possiamo andare lì a testa bassa. Appunto. Non temono la morte. Vai Drax, sono tutti tuoi. Rocket. E Gamora. Perfetto. Seguiamo, più aumentano le batterie. Centinaia di unità sono legate al compimento. Il prete ha detto che stavano riportando. Nessuno torna dalla morte, soprattutto dopo aver salvato Nicky. Di qua non si può passare, vero? Esatto. Alla fine di questa storia racconteremo a Rapsodo tutte le nostre avventure. Ah, ok. La storia della tradizione catatiana sarà una storia epica. È collezionabile. Rocket il contrabbandiere. Ok. E si può passare di qui. Da questa parte. Forse possiamo infilarci di qua. Dovremmo essere al bar di Mantlo, lo vedete? Non direi, ci sono troppe macerie in mezzo. Non si può oltrepassare il muro. Dall'altro lato potrebbe aspettarci qualche bastardo. Peter! Non è servito a niente. Al diavolo, io mi butto. Che si fa con i fanatici? Se li vedo li faccio secchi. Possiamo farcela solo noi, giusto? Non è servito a niente. Guarda lì Gamora. Mi sa che ti tocca togliere un pezzo da questa parte, però. Gamora, ora dovresti riuscire a usare la spada. Vuoi darmi una spinta?
che cacchio? Non il mantolo. Guarda qua. Il mantolo? Si va sul personale qui. Ah, al bar? Che ci metti tanto? Con calma, Gamora, con calma. Avevo un contatto qui. So che amavi molto questo posto. Era l'unico luogo della dannata galassia in cui ci si sentiva al sicuro. Cioè, a parte le risse e le retate della sicurezza e i cacciatori d'Italia. Gli dedicheremo un brindisi, ma ora dobbiamo muoverci. Stavo pensando alle parole di Warlock. Quali? Non ha smesso di parlare da quando l'abbiamo incontrato. Di come Nicky e quel Magus potrebbero essere troppo legati per riuscire a salvarlo. L'angolo di Eggy, finalmente si ragiona. Fedeli lettori, ecco perché vengo a bere su Nowhere, non mi interessa sinceramente, grazie. Non abbiamo più notizie di Chiomadoro da quando si è buttato dalla nave. Posso salire qui? No. È spiattellato da qualche parte nella città bassa. O è stato raccolto da qualche pazzo di passaggio. O magari non sta davvero dalla nostra parte e attende l'occasione per attaccarci. Warlock è consumato da un antico rancore, non si schiererà col grande unificatore. Capito? Ecco. Comunque, a che ci serve l'ingotto? Andiamo alla grande anche senza di lui. Io non andavo alla grande, il Magus mi divorava l'anima. Ricordi male? Ho un'ottima memoria, sono solo ottimista. Mantis ci ha portato da Warlock per un motivo. Sai perché ci serve Warlock contro il sortilegio spaziale del Magus? Perché ignoriamo i sortileggi spaziali! Già, perché quella roba non esiste. Non ne sono più così sicuro dopo la Mantis. È una pazzia, ma Mantis ci ha indicato qualcuno che potrebbe aiutarci. Qualcuno che pare altrettanto pazzo. Esatto! Credo. E che può gestire il gemello malvagio. Perlustrazione in corso. Fate silenzio. Arrivano altri. Ah. Spazzeremo via come zanzare. Vai Gamora. Vai Rul. E vai. Rocket. Easy. Siamo a un punto morto. Qualcuno in modo particolare? Perché appunto morto, no, di qua c'erano dei materiali, infatti ero venuto a prenderli. Ragazzi, che ne sarà stato degli abitanti di Nowhere? Saranno sotto di noi in attesa del compimento o li avranno portati sulla Sacrosan? Per metterli con gli altri. A pregare in quel grosso cilindro. Nulla in confronto ai canti di guerra catatiani che Drax canta nella doccia. Sarà che la chiesa voglia tenerci a distanza. Non ci riuscirà. Mentre di qui cosa c'è? L'emporio era proprio qui. La chiesa l'ha distrutto. Ne dubito. Il collezionista avrà levato le tende al primo segnale di guai. Anche prima. Sembra che il collezionista possa vedere il futuro. Aspetta. Un collezionabile. Ho fatto spostare tutto l'emporio. Era una nave. Ah, non l'avrei mai detto a giudicare dagli interni. Forse è più uno shuttle. Groot ha ragione, stiamo divagando. Attento, Peter Quill. Ragazzi, guardate giù. C'è fin troppa luce. Pensate che sia il condimento, vero? Ma potrebbe essere solo lo scarico dei cavi. Qualunque cosa stiano facendo, beve parecchia energia. Avranno alimentato la flotta così per raggiungere la Mantis? La corteccia lo gestirebbe senza mani. Nicky aveva in mano la gemma dell'anima di Warlock. E se si fosse fusa e Raker volesse rimuoverla? Come con riccioli d'oro? La prima volta non è andata benissimo. La ragazza avrà percepito il male nella gemma e insistito per riprovare. Oppure è tutto inutile e Raker vuole appropriarsi del potere della gemma. In ogni caso dobbiamo andare nella sottocittà per cercare la ragazza e bloccare tutto. Ed essere pronti a gestire la loro reazione. I convertiti saranno pronti a morire per riportare in vita coloro che amano. Il che è abbastanza ironico se ci pensate. Il nostro livello di cooperazione è in crescita. Siamo una grande squadra. Ah, sì, sì. Certo, Drax. Vada prima lei, Gamora, vada. Bambolina. Che fai con quella robaccia? Non è robaccia.
sua luce! Vai a mangiarti! E si va. Gamora, aspettaci. Drago, distruggi. Questi fanatici non meritano. Questi fanatici. No, sei nuovo. È successo. Stavo distruggendo qualcosa. Boom. E pum! Muori. Poi pum! Crepa. Colpo caricato. Pum! E muori. Tranquillo, tranquillo, ce li avrei, ce li avranno. Basta stordirlo un po' questo. Così. Vai Gamora. Ah, non risponde più ai comandi Gamora, ok. Rocket, tutto tuo. Olè. Crepa. Di là ci sono altri nemici. Dai però caricalo il colpo. È una specie di bambola, non ne ho idea. Oh, ma che cacchio vuoi? Sto cercando di usare il colpo caricato perché c'è un obiettivo che mi dice di uccidere tot nemici con i colpi caricati. O meglio, dopo essere stati storditi dai colpi caricati. Niente, Gamora è impazzita. Sarà qui il momento in cui sbloccherà la sua nuova abilità speciale, Ultra Suprema? Tutto bene? Benissimo. Ok, non va bene per niente. Gamora, ehi, aspetta un attimo. Perché? Così altri bambini saranno sacrificati nel nome di Rhaegar e della sua chiesa? No, certo che no, è solo... Solo cosa? Non lo so. Respira. Ogni singolo minuto perso. Non c'è tempo per respirare. So che Rhaegar ha risvegliato brutti ricordi. Thanos non c'entra niente! È per Nikki. Per ciò che uomini come Rhaegar e Thanos fanno alle ragazzine, come me. E mia sorella. Se fossi stata capace di proteggere Nebula, forse... Forse non sarebbe morta. Wow. Cosa? Nebula è morta. Come? Chi è stato? Dimmelo, così vado a stringergli la dannata mano. Io. Hai ucciso tua sorella. Hai visto lei nella promessa della matriarca. Così ho capito il trucco. La Nebula che conoscevo si era trasformata in un mostro rancoroso e vendicativo. Non si sarebbe fermata se non l'avessi uccisa io. E l'ho fatto. Ma non credevo di sopravvivere. Perché non ci hai mai detto nulla? Perché non è l'ideale per rompere il ghiaccio. Ehi, sono Gamora. Ho ammazzato mia sorella. Facciamo amicizia. Certo che no. Chi vorrebbe un mostro al suo fianco? Chi lo vorrebbe in una squadra? Una squadra in cui mi trovo più o meno bene. Dopotutto,
Io detesto Nebula, quindi per dire la verità, cosa? Sto dicendo che non cambia nulla. In realtà cambia tutto. La donna più letale della galassia ha appena ammesso... che ci vuole bene. Non è vero. Sì, invece. L'hai ammesso subito dopo aver detto che hai ucciso tua sorella. Ho detto mi trovo più o meno bene. Che per i Catatiani è una dichiarazione d'amore. Ho detto amicizia. Ok, cambiamo argomento? Concordo, non potrei reggere un'altra dose d'amore. Li accettiamo, Gamora Zen Woberi. Praticamente siamo sposati. Che cosa disgustosa. Va bene, direi che ci siamo riposati abbastanza. Ora andiamo a ostacolare il capo di una setta? Andiamo! Dai, dimmi che Gamora ha sbloccato l'abilità. Eccola qua, mega abilità sbloccata, Carnefice. Ora che ha scoperto la verità riguardo a Nebula... Non ha scoperto la verità riguardo a Nebula. E ha trovato una famiglia che l'accetta per quello che è. Gamora può combattere al massimo del suo potenziale. La donna più letale della galassia sommerge di colpi un bersaglio singolo, infliggendo un sacco di danni. Vai! Beh, questi magari con il colpo caricato, eh? Boom! L'abilità di Gamora la tengo per... per un nemico più forte. Cioè non la faccio usare contro i minion qui. Mentre cerco di fare quel dannato obiettivo del colpo caricato. Per adesso che ci sono solo minion. Ok, eccolo. Vai Gamora, questo è tutto tuo. Usa la tua abilità. Aia. Ehi, che cacchio. Ma... oh! Groot, immobilizzalo. Gamora, ammazzalo. Rocket, tuo. Drax, tuo. Vai Gamora. Grande. Boom. Gamora, tutto tuo. Voglio farlo uccidere a Gamora però quello. E niente, uccidere la Rocket. Dai Gamora, torna in piedi. Forza, forza. E lo uccideranno loro, immagino, no? Quanto ci mette Gamora? No, dai, Gamora è andata a terra, davvero. Cioè, vai a vedere che moriamo, eh. Gamora, vai. Ah, non posso usare la chiamata del Carnefice, cioè, vabbè, dettagli allora. Ah, ma tra l'altro... ok, niente, come non detto. Vai, Rocket. Vai, Drax. No, dove sta cadendo? Vabbè. E a questo punto anche Star-Lord può usare la sua bella abilità, non trovate? Crepa. Con l'accesso alla corteccia? Chissà su quanti rinforzi possono contare. Dobbiamo bloccarle in qualche modo. Raggiungiamo il ponte. La torre di Cosmo è la via più rapida. Ok. Ci sono magari dei materiali qui in giro? Non credo. Vedi quel bambino nel coso del rito? Diamo un'occhiata in giro, eh. Magari sono dei collezionabili più che materiali. Qui dietro? No. Può passare qua? No, ok, allora niente. Tu cosa sei? Terminale per il gioco d'azzardo. L'avevo già scansionato. Ehi Gamora, nelle cornie di Gustav. Niente, qua non c'è un cavolo. C'è davvero niente.
Quindi andiamo dai guardiani. Eccoli là. È abbastanza lungo per fare da ponte. Se non si sbriciola venendo giù. Ma sì, Drax ce lo può fare, vai. Drax, ero impaziente di abbattere qualcosa. Bravo. Sai, prima detestavo quando il faro di Cosmo mi illuminava a giorno. Ora però mi manca. Davvero? Un campo di fede? Troviamo la fonte di energia per poterlo disattivare. Guardiamoci intorno. Prima di tutto andiamo a prendere siamo quel materiale lì. Si può? Sono più che pronta. Non credo si possa. Sto un po' andando oltre il gioco qua. Interrompere l'energia, Quill. Ok, qua ci sono dei materiali che posso prendere facilmente, quindi prendiamoli. Ok, questo è uno specchio, mi sembra un altro ambiente da quanto era fatto bene il riflesso qui. Niente, questa. Ma certo che possiamo. Easy. Vento. Tra l'altro mi manca anche un elemento delle pistole ancora. Ma è lunghissimo evidentemente questo capitolo. Guardiani della galassia. Rieccolo. La matriarca ha deciso di attuare il compimento da questa stazione. E non riuscirete a fermarla. Non ha deciso un bel niente. L'hai sempre manipolata fin dall'inizio. Lei è la luce. E io sono solo un servitore. Curioso come la luce nasconda un mostro oscuro dentro di sé. Blasfemia. Avrete anche respinto la sua promessa. Ma dovrete cedere quando vi farà tornare dalle fredde grinfie della morte. Il dolore ti ha spinto verso un baratro pericoloso, vecchio amico. No. Non può essere. Ti ho visto morire. La forma è fugace, ma le fondamenta sono eterne. Poni fine a questa cocciuta assurdità prima di raccogliere frutti funesti. Funesti? E si combatte. Gamora, è tutto tuo. È pieno di angoli difficili da coprire. È per questo che possiamo giocarcela. Lo stregone rigenera i suoi. Allora fatto forte. Questo mi sa che non lo rigenera. Easy. Freddo, infine. E adesso
Ok. Basta spararmi, chi cacchio è? Ok. Crepa. Ok, dai, direi di andarcene da qui. Bravo Rocket, stai sparando davvero bene. Ok. Ho sempre dei stivali, ricordi? Non fatemi chiedere aiuto. Il nemico si dimostra ostinato. Perfetto. A Gamora è stata uccisa da un tizio a caso? Sono qui per questo. Un po' scarsa Gamora, eh? Vai Gamora, usa la tua abilità, vai. Rocket, usa la tua. No! Va bene. Gamora. Groot. Ole, crepa. Non ci serve l'aiuto del lingotto. E quindi gli hai sparato? Oh. Sì, che ficata dritto sulle chiappe. Possiamo sbloccare l'ultima abilità, giusto? No. Forza. Quella di Rocket. Granata lancinante. Scaglia una granata che all'impatto lancia numerosi dardi. Ogni dardo causa folgorazione e infligge per un breve momento un lieve stordimento ai bersagli colpiti. Per tutta la durata dell'effetto, i nemici coinvolti subiscono più danni da stordimento. Ok, da usare in combo con l'elettricità, quindi. Era tipo... Oh, i miei glutei glitterati. Il regalo retro. Il posteriore perfetto. Ok, devo passare evidentemente di qua. Però vediamo se da questa parte c'è qualcosa. Nope. Andiamo. Allora, elettricità, Rocket, usa la tua nuova abilità. E poi... No, ho detto elettricità.
E Gamora, anzi, Rocket. Gamora, vai. Vento. Allora, Gamora non posso usarla. Drax però sì. Ora sì, Gamora. Groot. Ole. Prometti di startene buono a terra, soldato. Era ora, forse hanno rinunciato. Appena in tempo, perché non torneremo su quel ponte. So dove siamo. Qui vicino c'è una strada che arriva sul ponte per l'ufficio di Cosmo. Dove? Dovrebbe essere sotto di noi. Sotto? Deve essere stato uno scontro tremendo. Le strutture saranno solide? Mi domando se lo siano mai state. Dobbiamo andare sull'altro lato di questo affare. Non possiamo scavalcarlo. Sotto andrebbe bene? Andiamo sotto allora. Io sono Groot. Groot dice che se salviamo Nowhere ci faranno re. Sempre che non ci incolpino per il grande unicorno e per la setta indottrinante. E per il magus distruttore di mondi. Ho visto un altro livello sotto a questo. Non vedo portelli o roba simile. Hey Quill, usa il visore. Sì, lo sto usando il visore, ragazzi, però non c'è un cavolo di niente. Magari potremmo chiamare la nave per farci portare a destinazione. Se credi che ci faranno atterrare vicino alla festa, scordatelo. Facciamoci strada combattendo. Giusto. Anch'io preferisco affrontarli con le lame. Boh. Il pavimento sembra fragile. Fortuna che con ma dove? Noi c'è stivali. È la taglia degli stivali che conta, ma la forza di chi li indossa. Drax, bello. Facciamo un buco. Ora possiamo scendere. Con eleganza. Ok, qui ho visto anche un buchetto per Rocket o per noi. No, non vorrei entrare, vorrei tornare indietro. Vabbè. Non puoi tornare indietro quando entri qui, quindi facciamolo. Ah, ok, collezionabile, ottimo. Allora, meglio di così. Ah, questo massacro mi riporta alla mente i mondi che ho distrutto. Killer Casual. Mi sono sempre chiesto, che armi hai usato? Delle mega bombe? Rocket! Coltelli, queste mani, i piedi. Ehi, combattono ancora. Pare che il nostro uomo stia vincendo. Può essere diventata da una forza, però se non si può arrivare dall'altra parte non me la fa targettare. Ah, il vento, dunque, ok. Cosa ha di tanto speciale? Il vento. Sì, è forte, ma a che serve la forza contro una potenza di fuoco massiccia e spietata? Ok, Groot, allungati. Io sono Groot. Che culo. Sei una testa di celestiale che fluttua vicino al cesso intasato dell'universo. Arrivano dei parassiti e ci fanno una stazione spaziale. Poi cominciano a estrarti il cervello. Finché una setta di pazzi scaccia tutti e comincia a farti saltare per aria. Mi stai prendendo per i fondelli? Di là non si passa. Mentre qui sì. Dice o no? Groot conosce una strada alternativa. Se arrivo dall'altro lato posso hackerare i comandi e abbassare il ponte. Se tu potessi arrivare dall'altra parte potremmo farlo anche noi senza troppi problemi. Lanciatemi. Cosa? Lanciatemi. Il bestione può tirarmi dall'altro lato. Scherzi? Dopo la scenata che hai fatto? Questa volta è molto diverso. Voi... mi fido di voi. Me ne occupo io! Wow! Per fortuna non era roba. Sei parte della squadra. Non uno strumento da lanciare. Il rito mi preoccupa. E mi preoccupano le conseguenze se non lo interrompiamo. Una
Una cosa è certa, i morti non torneranno in vita tenendosi per mano e scodinzolando. No, è più probabile che il Magus usi la forza del rito per prosciugare l'energia dei presenti. Non dobbiamo preoccuparci. Tecnicamente, salvando Nikki, si interrompe anche il rito. Tecnicamente. E io. Già, e nemmeno il grande unicorno. Se ne pentirà. Qui ci ho visto anche degli altri componenti. Che penso siano superflui ormai. Dato che ci manca solamente un potenziamento e abbiamo già i materiali necessari. Tra loro ci sono anche i Nova Corps convertiti. Quanto possono essere scemi quelli che credono al compimerdo? Il Magus esige adulazione e ti intrappola con vili illusioni mentre ti divora l'anima. L'ho sentita anche nella mia promessa, quella fame infinita. Oh sì, fame non rende affatto l'idea. Porco razzo! La luce non scorre verso la corteccia. È la corteccia! Perché il bastardino non l'ha impedito? Potrai chiederglielo direttamente. Finirà malissimo. Cosmo! Dobbiamo andare laggiù! Non darlo per spacciato. No, povero piccolo Cosmo! Allora, qua ci serve Groot, poi Gamora, poi Drax. E poi Peter, vai in mezzo, vai! Converrebbe concentrare il fuoco su uno, ma converrebbe anche chiamare una donata. E mettersi a spammare abilità al massimo. Cosa stiamo aspettando? Le mie lame hanno sete. Sì, anche le mie. Desidero soltanto gettarmi nella mischia e seminare il panico, Peter. Dai, ragazzi. Non sono i primi a metterci in difficoltà e non saranno gli ultimi. Ne abbiamo incontrati a migliaia e hanno scoperto tutti che i guardiani non si spezzano. Però a volte ci fermiamo a chiacchierare. Chi è con me? Forse la prossima. No, ho fallito la donata? Sì. Peccato. Ehi, Quill, vuoi un po' di fuochi d'artificio? Ok, non per il fa. Entreremo nello storio. L'ultimo difeso di Nowhere. Qualcosa mi dice che ci aspettano altri problemi. Invasori dallo spazio, morti prima di arrivare. Felice che sia morto, ma tu resti un idiota. Pioggia di fuoco, Rocket. Quindi direi che la resistenza di Nowhere è finita. Non che mi aspettassi nulla. Chiedi di occuparti, Groot. Nessuno va. Ah, ora sì che cominciano i guai. Ale, bello lì. La bestia meccanica è a corto di arti. Cambia gli commodati. Passerò di per l'altro. Ti prometto. Cosmo, devi reagire, forza. Ah, aiuto, amico. Lo stiamo disintegrando. Ma sta malissimo Cosmo. Ha accettato anche lui la promessa. Vabbè, allora sei scemo. Che razzo fai?
È uno di loro. È un nostro amico. Sì, anche Drax. Non vado nella testa pulciosa. Forse non sarà necessario. Ehi, amico. Stai... Abbattetelo prima che sia troppo tardi. Aspetta! È ancora lì! Riesco a sentirlo! Io sento solo abbaiare! Lui è lì! Concentrati al massimo! Andiamo, fermiamo il cagnaccio! No! Vuoi farcela, Peter? Ti conosci? Che bel modo di dimostrarlo! Ho soltanto paura! Beh, io ho paura che ci esploda la testa! Credo che l'implosione sia più probabile! Calmo, bello. Amici, ricordi? Tu, Piotr, qui. Naso di Cosmo, riconosci? Sì, amico. Sono io. Siamo noi. Dove siamo? Cosmo Anusa. Odore. Nowhere. E dove, altrimenti? Tappetino. Ora è disorientato. O è un semplice cane? Non può vederci! È ancora nella promessa! Cosmo! Dove ti trovi? Cosa vedi? Cielo azzurro, auto da inseguire! Cosmo è a... Doma. Vuoi dire... casa? Sta parlando della Terra! Anusari, erba fresca. Sentire terra sotto il sangue. Niente peso psichico, solo passeggiare e palla da prendere. Se ti manca il tuo pianeta natale, non puoi semplicemente tornarci. Non quando voglio. Stesso perché Catatiano non va a casa. Niente. Ma casa non uguale. Non sarà mai uguale. Quindi non hai più l'erba fresca di cui parlavi. Io vivrei su una roccia spoglia. Non si tratta di roccia, ma di ciò che Cosmo aveva su roccia. Dormire a piedi di letto, gradire la pancia, colare con nome. Mi manca essere la proprietà di qualcuno. Cosmo no proprietà. Lui famiglia, poi un giorno famiglia sparita. Gente intuita manda Cosmo in spazio. Cosmo cercato famiglia per tanti anni. Ma niente. Tu avevi dei padroni che mi sa tanto che ti hanno dato via. Falso, famiglia non dare via Cosmo. Con loro da quando cucciolo. Solo perché qualcuno ti spama e ti addestra non vuol dire che sia la tua famiglia. Anch'io ho perso la mia famiglia. Mia madre è morta davanti a me quando ero bambino. Allora Piotr qui le sa che Cosmo lavora come cane pur di riavere famiglia. Se erano parte della promessa, è facile che quegli umani siano morti. Non farti ingannare dal loro ritorno come ho fatto io. Promessa resta vuota solo fino a compimento. Forse il Catatiano perde speranza in fretta. Avanti, Cosmo! Sai bene che qui la cosa puzza! Niente. Tardi, vecchio cane, non impara nuovi trucchi. Madre bambina onora promessa. E Cosmo diventa bravo cane. E va bene, li fermeremo da soli. Questo non abbiamo convinto Cosmo a rifiutare la promessa. Fino a compimento di promessa. Aspetta, cosa? È per me. Voi come in grosso quadro. No, aspetta. Arriverà Mantis a salvarci? O Warlock? Senza questa. Ah. Che cos'è? So che la vuoi. La vuoi? Vuoi farne almeno? Prendi la bello. Possibile, ha funzionato. C'è poco tempo. Andiamocene da qui prima che ritorni. Chissà se la Chiesa ha la minima idea di quello che stanno estraendo qui. Bene, ho ancora i codici d'accesso di quando io e Groot eravamo in ferie. In
intendi quando ci hai mollato? Perché devi essere sempre così razzo? Dannato porco schifo! Cosmo ha cambiato i codici? Credo di sì. Ok, ragazzi, troviamo un altro modo. Forse hai inserito male il codice. È successo anche a me. Con quelle dita a salsiccia? Mi sembra ovvio. Queste zampette non sbagliano mai. Sì, c'è decisamente qualcosa di schifoso. Possiamo andare qui? Tu. Che consistenza curiosa. Ma poi infatti dice tessuto mummificato. Potrei pentirmene. Ma non iniziamo a fare casino. Allora, codici rubati, il carcere. Cosa ci facevate esattamente qua giù tu e Groot? Abbiamo accettato un lavoro da un Signog da Mantolo mentre cercavate il bastardino. Che lavoro? Meno ne sai meglio, eh. Che razzo è stato? Un terremoto. Dubito, non siamo sulla Terra. Qualunque cosa stiano facendo, sono passati alla fase successiva. La diffusione della tecnologia del credo della Chiesa ricorda una strana malattia. Il rito inizierà a momenti. Bella domanda. Come sappiamo se una cosa tanto potente può essere fermata? È una domanda per l'insetta. Peccato che ci abbia mollati. Per salvare la sua gente. Sa cosa sta facendo? Baker ha detto che Nikki ha scelto Nowhere per il rito, giusto? Sì, e mi ci vorrà un bel po' per farmela passare. Quindi l'ha scelto il Magus. Probabilmente perché la corteccia garantisce un accesso istantaneo a tutti i fedeli della galassia. Esatto. I cervelli mi hanno rotto. E anche la chiesa dello schifo universale. Facciamoli a pezzi. Raker non starà ad aspettarci. Sa che siamo qui. Cercherà di anticipare il rito. La bala! Va alla carica! Capito? Fulmine! Fatto! Venite sciocchi! Venite su questo! E ci sarai in quella voragine cerebrale! Sembra che i bocconcini più preziosi siano lì nel Dalao! Non è lo scudo, sono le mine, ne ho abbastanza! Concordo! Il soldato fulminante sarà il prossimo bersaglio! Frantumerò le loro ossa! Questo è un modo di potere! È perfetto per combattere! Tutti i posti sono perfetti per sparare! Brutto, ostacolati! Ok. Bene così. La squadra di sicurezza del cervello. Che schifo! C'è molta polvere cerebrale. Già, manda in pappa le vie respiratorie. La malattia è chiamata polmone grigio. Fortuna che ho la maschera. Non serve, le particelle sono finissime, passano comunque. Mi sa che te lo sei già beccato. Il polmone grigio. Come si può salire lì secondo voi? E lo sai perché. Saltandola lì ci si riesce? Non so. Facciamo così. Ecco come si sale. Perché? Per lo più sono scienziati. Rax, Oissa. Allora, andiamo a prendere quel materiale là. Che stai facendo? È da lì che siamo venuti. Sono veloce. Che c'è nelle capsule? Non conosco la zona, potrebbe essere di tutto. So che una è in parte biblioteca e in parte bordello. Spero che sia ancora in piedi. Ecco fatto. E poi lo prendi e lo porti dall'altra parte, ok? Vai. Puoi spostarlo? Certamente. Drax, di qua, svelto. Mi muovo alla velocità richiesta.
Quill, sai che ti prendevo in giro, vero? Cos'è stato? Il polmone grigio, me lo sono inventato. Oh, sì, lo so. Questo è morto seduto? Il polmone grigio. Voi lo sapevate? Oh, sì. Certamente. Sei perfetto per farsi una risata, Quill. Sembra abbastanza solido per ancorarci. Certo, tu dimmi dove. Qua ci sarà un collezionabile magari, eh? Perché i più potenti esseri del... Sì, collezionabile di là però. La chiesa, Galactus, lo straniero, il tribunale vivente. Non c'erano nemmeno durante la guerra galattica. Eccoci qui. Che cosa vedi? La stessa roba, ma dall'alto. Apocalypse Lord, bello. Non so se mi disturba di più guardare in alto. Quasi quasi me lo metto questo. Semplice. Guarda i nemici dritto nel... Dai, facciamo come lo metto. Costumi. Così quanti me ne ho mancati comunque. Vai, Apocalypse Lord. Tac. Lo farei se potessi. Fissare le palle di un nemico non è elettrizzante. E proseguiamo da questa parte. Occhio, questo posto cade letteralmente a pezzi. Presto tutto Nowhere potrebbe fare questa fine. Si rimetterà in piedi. Esattamente lì. Ok, poi là ci sono dei materiali da prendere. Qui ci sarà un altro collezionabile? No, solo materiali. E il cervello, e ci dice se resta inattivo. Puzza di metallo e... non capisco, qualcos'altro. Ucrea. E sarebbe? Con gli scarti di una grossa lumaca catatiana. Non avevo proprio in mente la pipì di lumaca, a dire il vero. È inconfondibile. Ah, eccolo il banco da lavoro. Vai, possiamo fare l'ultimo potenziamento. Questo. Missione compiuta. Perfetto. Tutti i potenziamenti fatti. E ora si va. I tremori si intensificano. Se la vuoi mettere così? La descrizione è appropriata. Beh, non aiuta. Per quanto ne sappiamo, qualcosa sta per esplodere. Oh, che cosa ti hanno fatto? Cosa? Stai bene, Rocket? No, per niente. La corteccia, Nowhere. Che ne sarà di questo posto? Questa discarica putrida di alcol economico e affari illegali è una casa per me. Io sono Groot. Sì, la Milano è fantastica, ma una nave è diversa. Molta della mia storia è qui, lo sai. Andiamo, non mi farà bene starmene qui imbambolato. Quindi si prosegue qui, eh? Ho gli stivali tutti impiastricciati di pezzi di cervello. Dobbiamo risolvere un problemino. Come disattiviamo la corteccia ora che ha una carica del genere? Già, non sarà una passeggiata a spegnere quell'affare. Non riesci ad hackerarlo? Non è mica un elettrodomestico. Parliamo della stramaledetta corteccia di Continuum, uno dei dispositivi più potenti dell'universo conosciuto, e forse anche oltre. La faremo esplodere se sarà necessario. Abbiamo a che fare con una forza mai vista prima, non ne usciremo vivi. Ci penserò io coprendovi la fuga, sarà un vero onore. Non sai nulla di esplosivi, e questo è il dannato Nowhere, bello. Non faremo esplodere Nowhere. Arrivano! Sono tantissimi! Uno in meno tra poco! Questa è l'unica lingua che capiscono bene. Ho sistemato le rotelle del soldatino. I rinnegati non danno neanche. L'occhio del terra, Cruz. La battaglia veloce scuote il terreno sotto i nostri piedi. Sta attento con quei salti, ragazzone. Pensavo di avere il ghiaccio equipaggiato. Demoni, inventerò nuovi modi per uccidermi. Vi consiglio di scattare.
Ok. Perché continuiamo a finire in questi scontri? Non dipende da noi. Sì, infatti iniziano ad essere un po' troppo ripetitivi, un'altra scalata cerebrale. Prima c'è il baratro da superare. Giusto per. Là non si può andare? Alla fine di tutto farà una doccia infinita. Baratro però. Groot. Creiamo un ponte tutto nostro. Occhio agli scossoni. Spero davvero che Warlock arrivi fino in fondo. Può salire qui? Nah, Pepita non conta su di noi. Per lui siamo come sporcizia sotto. Beh, anche se non servono più, io li prendo comunque. Spirito completista, anche se in questo videogioco non ho completato una ben amata ceppa di niente. Aspetteremo che torni Warlock. E la donna insetto. Il nostro piano prevede molte persone. E chi ha detto che sarebbe stato facile? Non l'ha detto nessuno che io ricordi. Alla fine verremo pagati, vero? Facciamo una cosa alla volta. Liberiamo Nicky e fermiamo il compimento. Come sei pragmatico. Senti, qui è un po'. Come è saltato male? Ma perché è saltato così male? Vabbè, qui è buggatissimo. Qui è proprio buggatissimo. Perché ci mette così tanto a caricare? Di qua. Ci tocca da qui? Un'altra scalata cerebrale. Ok, Groot. Oh, va bene. Abbiamo un ponte tutto nostro. Occhio agli scossoni. Spero davvero che Warlock arrivi fino in fondo. Nah, Pepita non conta su di noi. Ok, calma e gesso. Allora, una volta presa Nicky. Aspetta. Vediamo se va meglio ora. E la donna insetto. Il nostro piano prevede molte persone. Facciamo una cosa alla volta. Liberiamo Nicky e fermiamo il compimento. Come sei pragmatico. Non vendo la pelle dell'orso prima di averlo ucciso. Quello sarebbe bracconaggio. Francamente non mi sembra. Attenti, qui è un po'. Ok. Vorresti aprire le danze? Certo. Dovevi saltare molto molto prima. Vai Gamora, tutto tuo. Rocket. E Drax. Bella lì. Sto combattendo un po' male in questa battaglia, non sto facendo proprio al massimo. Epa. Sembra di combattere contro un intero esercito. Beh, è quello che stiamo facendo, eh. Ma
Oh! Allora, Gamora, vai. Groot, tienilo fermo. Drax, distruggilo. Rocket, vai. E Peter. Oh, disintegrato. Tanti saluti. Ora inizia la vera battaglia. Tutti pronti? Vi siete scaldati? Io non avevo freddo. Bene, ti voglio rovente. Ha, e sia. Che di là non c'è nulla. Pensando? E qua? Sto pensando che se non l'ha già steso Pepita, ho da sembra parte niente. Una granata per Raker. Sarebbe bene dirci da quale parte. Se Raker è ancora vivo. Tenete gli occhi aperti per Nikki. La liberiamo da questi svitati, poi possiamo trovare Warlock, Mantis e tutta la baracca. Ecco, bravo. Con fermezza che salveremo la tua progenie. Occhio alla parola con la C. Questa volta la salveremo. Fate silenzio. Che hanno fatto alla corteccia? Nikki! L'hanno legata a quella razzo di macchina. E usano la mano per incanalarci la forza del credo da tutta la galassia. Il compimento è iniziato. Dobbiamo portarla fuori da lì. Ma come? Liberiamo la mano e perderanno energia. Ci sono quattro cavi. Strappiamoli. Ok, dobbiamo ammazzare di nuovo. Crepa. Ma non è giusto! Potenzia tutti tranne noi! Vai, la canzone! Ma quante bombe sta tirando sta cosa? Loro faranno di tutto per impedirlo. Ogni rito che richiede il sacrificio di una bambina va fermato! Crepa. Era lui che tirava bombe o altri? Mi sa altri. Perché non lo prendo quello? Oh. Illusi non concepiscono l'idea di arrendersi. Ce ne sono altri in giro? E adesso Peter Quill. Adesso questo. Ha funzionato! Guardate la mano! Ok, fuori uno, ne restano tre! Peter Quill! Lascia che li distrugga! Crepa. Mo come si arriva là sopra però? Perché mettere Nikki e la macchina dietro uno scudo del credo? Perché quando Raker l'ha fatto a Warlock, quell'affare è esploso. Ti diverti con le mezze cartucce? Facci vedere la spada! Perché li hanno messi così in alto? Potresti arrivarci sfruttando le loro navi! Sì, l'unico modo è quello. Vai. Fuori due. Dobbiamo continuare a insistere. A questo punto non ti arrenderò di certo. Ma guardate, ce la stiamo
Qua bisogna far così, un secondo, eh. Un secondo. Boom, boom. E Gamora. Via. Adunata. Potenziamoci un po', va. Sì, godiamoci questo momento, amici. Presto avremo la vittoria. Scriveranno i nostri nomi nei libri di storia e non saranno storpiati in nessun modo. Frego delle probabilità. Io rido in faccia agli dèi. A me non sembrano così tanto brutte. Il punto è che io non mi arrendo mai e neanche voi. Chi è con me? Continua a sbagliarla, vabbè. La follia l'ha infine abbandonato. Non compatirvi, pestali! Dobbiamo liberare Nick prima che sia troppo tardi. Impossibile finché la mano continuerà a produrre. Allora, Gamora. Dobbiamo continuare a insistere. A questo punto non ti arrenderò di certo. Ehi, qui! Vuoi un po' di fuochi d'artificio? Altro. Niente, devo per forza fare il giro perché mi sa che sono infinite. Fuori tre. Ne manca solo uno. Facciamo usare un po' di attacchi ai guardiani ora là sotto. Si è ristretta. Possiamo raggiungere l'ultima presa. Allora muoviamoci. E adesso Peter Quill, affronta. Ecco fatto. Morti tutti. Crepa. L'ultimo, ragazzi. Vento, non sappiamo quanto resisterà ancora. Potresti arrivarci sfruttando le loro navi. No. Perché è caduto? Vabbè. Una cella sovralimentata? No! Oggi non è il giorno per scoprire che succede. Fidati! Ah, non si aggrappa? Ok. Manca solo l'ultimo cavo di alimentazione qui. E dovremmo aver. Ma che nervi che non si aggrappa. Certo, fare tutto il gioco in cui il Peter si aggrappa e poi mettere l'ultimissima parte in cui non lo fa è un po' una merda, eh. Perché tu hai salti proprio completamente diversi. La misura dei salti è completamente diversa. È proprio ora di imparare qualcuno. Ok. Ragazzi, si è rotta la maniglia. L'ormeggio è bloccato. In che senso? Il mio immenso potere. Yeah.
Ok, ci penso io. Perché insisti sempre a rovinare qualunque cosa? Se non vuoi unirti a me, allora fatti da parte. Ecco perché non voglio avere figli. Nicky, le cose non andranno come credi. Chi lo dice? Tu? Ho visto cosa hai fatto. Perché non vuoi cambiare le cose? Riesco a sentire la luce dentro di me. La promessa è portata a compimento. Ma non capisce che il suo piano è stato sventato. Questo è un piccolo intoppo. Non è vero, grande unificatore? La corteccia serviva per alleggerire il vostro compito, matriarca. Ritiriamoci per... Datemi un motivo per ucciderlo. Dunque lui, il primo tramite divino. Una pallida ombra della vostra magnificenza, matriarca. Deve vedermi riuscire dove lui ha fallito. Diffonderò la fede nell'intera galassia da sola, se serve. Se pensate di gestire... Saprò gestire tutto il necessario. Nick! Ciao! Non andranno lontano. Mi sono tracciante sul ragazzo d'oro. Cosa? L'ho marcato sul ponte nel caso ci avesse piantato in asso. Dobbiamo solo tornare sulla Milano. Rocket, non cambiare mai. Torna alla Milano, ok. Però cambiamoci il costume di Peter, che direi che ha fatto abbastanza questo, e rimettiamoci quello normale. Allora, parlando di quella mocciosetta fastidiosa... Cosa? È solo una domanda. Come va, Quill? Si trova in un'età difficile. Anche la mia dolce Camaria sarebbe complicata. Abbiamo visto tua figlia nella promessa e sembrava ancora giovane. L'adolescenza arriva molto prima per noi Cattatiani. Non è cambiato nulla. Bisogna mettere Nicky, Warlock e Mantis nella stessa stanza. Il tizio d'oro deve essere salvato. Non vedo l'ora di godermi la sua faccia nel momento in cui lo libereremo. Guardiano di galassia, madre bambina. Cosmo, io... Ma che dannato razzo! Che è successo? Siamo fuori dalla corteccia. Non è qui che conduce di solito. Cazzo, è bravo. È un'illusione. Cosmo ci ha chiuso in un'altra prigione mentale. Sì. Fermi. Ascoltate. Che cos'è? La Trati. Ma Cosmo non è così stridulo. Fantastico, saremo attaccati da un intero branco di cani rumorosi. È tutto a posto, roditore. Cancabaia non morde. Sapete cosa vuol dire? Che Cosmo non ha ceduto del tutto alla promessa. A me sembrava piuttosto convinto. Allora perché non ci ha ucciso? E perché ha portato qui i suoi cuccioli? Perché cerca di proteggerci. È una logica un tantino forzata. Potrebbe aver lasciato i cuccioli per aiutarci a fuggire. Dobbiamo solo trovarli. Dobbiamo orientarci con l'udito? Qui dentro? Non penso si possa entrare negli edifici. Sì, è una sorta di labirinto dove dobbiamo orientarci con l'udito. Però qui siamo tornati al punto di partenza, sbaglio. Di qua non si sentono più.
Quindi devo andare da quest'altra parte. Ho letto che i cani rispondono ai rumori della masticazione. È stupido e sbagliato. E lo fa comunque. Sì, vedete, appena si gira la visuale dove non bisogna andare, i guaiti smettono. Sembra che andiamo nella direzione giusta. Perché sembri sorpreso? Perché lo sono. Deve essere qui vicino. Il rumore è sempre più forte. È più fastidioso. Eccoli. Parte. È chiaramente una trappola. Grande! Ora seguiamo un cucciolo di Cosmo, quello stupido oltretutto. Non è stupido, è... Per caso è questo che dicevano a te? Ok, incasso. Perché lo sanno tutti che sotto sotto chi disprezza compra. Quindi questa parte, se avessimo liberato Cosmo dalla promessa, non l'avremmo fatta. Chiedo se qualcuno lo sa nei commenti. Perché mi sembra proprio un riempitivo gigante questo. Che peccato per Cosmo. È nelle stesse condizioni di migliaia di creature della galassia. Milioni, direi. E non sappiamo cosa gli succederà quando Raker e Nikki completeranno il compimento. Non lo permetteremo. Per salvare la galassia, dobbiamo prima andarcene da qui. Beh, però insomma, ci hanno fatto anche delle cutscenes. Mi sa che l'avremmo fatto comunque, eh. Questo cucciolotto diventerà un grande guerriero. Già, una vera belva. Se vogliamo triangolare la posizione di Mister Predicatore, dobbiamo entrare. Non vieni, bello. Qui non è sicuro. Sei mai stato su una nave spaziale? Vuoi aiutare tuo padre e la tua famiglia? Ho capito. Va da loro, bello! Abbiamo completato il capitolo 12. Bene, io pensavo che il capitolo 12 fosse la fine del gioco. Invece, a quanto pare, c'è un capitolo ulteriore. Allacciate le cinture e balleremo un po'. Merda. Aspetta, aspetta. Beccati. Sistema Alpha Hercules nell'asterismo di Keystone. Coordinate inserite. Questa volta non ci scappano. Spegni tutto. Che cacchio, sì, Nova Corps. L'unimente deve.
provato. Nicky è lì, da qualche parte. Ci sarà un modo. Sì, li schiacciamo con la superiorità della nostra flotta. Se soltanto ne avessimo una. Ragazze, quando siamo alle strette diamo sempre il meglio. Deve esserci qualcosa da fare. Drax. Sei di sangue reale. Magari è il momento che il principe di Spartax torni e raduni la sua gente. Sei stato su Spartax di recente? Direi no, ma la tecnologia Spartoi va ben oltre. Durante la guerra hanno saccheggiato Spartax per la tecnologia. Non ci si può nemmeno atterrare. Rocket, niente? E i Ravager? Puoi chiedere una tregua temporanea. Yondu sta marcendo nel Kiln, grazie a me. Facciamolo evadere? Evadere dal Kiln. Meglio rischiarsela con la flotta della Chiesa. Posso farlo? Sì, punto su Gamora. Concordo, sono Groot. Sì, anch'io, ma sarebbe inutile. Il resto dei Ravagers si sono dispersi. I superstiti saranno nascosti o in carcere su decine di pianeti sperduti. E cos'è? Un pirata senza una nave. Groot? E niente idee assurde. Io sono Groot. È un'idea assurda, non andremo dai Chitauri. È il genere di follia di cui abbiamo bisogno, ma non è quella giusta. Ci pugnalerebbero alle spalle. Ammesso che non lo facciano di fronte. Gamora, idee? Forse c'è qualche terrestre che può aiutarci? Quei tizi in pigiama. Pigiami possenti? Dai retta a me, la Terra è ancora troppo arretrata. C'è bisogno di una flotta. Rimane solo il lama? È lui che ci darà la soluzione? Un momento. E se la risposta fosse sempre stata proprio qui, davanti ai nostri occhi? Peter Quill, ma questa bestia non può pilotare la nave. Non è quello che voglio dire. Pensateci. Per noi Kami è più o meno inutile, ma è probabile che lo sia anche per la Chiesa. Cercano gente da indottrinare, gli animali non li considerano nemmeno. Hanno preso Cosmo. Cosmo ha una mente e un'intelligenza superiori, e questo lo rende debole alla promessa, proprio come Rocket. Grazie, ma non sono un animale. Dico solo che conosciamo chi ha un esercito di bestie e Raker non l'ha mai degnata di uno sguardo. Come abbiamo la certezza che non sia una di loro? Io sono Groot. Guardiani della Galassia! Eccola che torna. Ricordi che vuole spellarci e dare in pasto alle sue creature? Ragazzi, ci siamo. Ok, questa è la nostra ultima scommessa. Dobbiamo solo scusarci e far filare tutto liscio. Ok, le daremo un dono, un'offerta di pace. Ehi, non me ne torno in gabbia. No, devi... pensa in grande, molto in grande. Pensa alla bestia che vuole più di qualunque altra. Drax sa di che parlo. Oh, sì! Oh, no. Si ricomincia! Sapete dove andiamo? A Maklu 4! Per affrontare il leggendario Fin Fang Foom! Capitolo 13, contro ogni previsione. Ok. Beh, stiamo proprio volando contro, vero? Si dice che gli anelli di Maklu 4 facciano piovere fuoco senza sosta sugli abomini innominabili in superficie. Uno spasso? Scommetto che è peggio di quanto sembri. Lo è. Alla mia gente in molti hanno tentato questo stesso pellegrinaggio, senza fare ritorno. Razzo! Aggrappatevi a qualcosa! Che sbruffone! Ehi, se puoi farlo! Sono Groot! No! Stabilizzatori andati! Sistemi di riparazione sovraccarichi!
devi schiantare, cerca di farlo su Ping Fan Foom. Nessuno si schianterà. Ah, ci schianteremo. Queste sono mette in wow! Razzo! Sto cercando di rallentare. Vira, vira! No, urlate! Vira! Sta attento a quello a fare, Peter! Possiamo evitare di colpire tutto? Peter! Devo stare attento a quello a fare, sì, ho capito! Oh, cacchio! Oh, cacchio! Epico! Ti stai divertendo per davvero? Per niente! Sto accettando la morte! Scendiamo in picchiata! Guarda Groot che si è attaccato con le liane di legno. Un pochino brusco, ma è tutto ok, vero? Pazzita Gamora. È tutto, è perfetto. Tipico, è così che parcheggiamo. È così che parcheggia qui l'almeno. Oggi non siamo destinati a morire. A meno che Fin Fan Foom non ci divori, ovvio. Dobbiamo trovarlo. Ah, follia pura. Così che parcheggiamo, sì. Va bene. Wow, quelle scintille non sono un buon segno. Ci penseremo dopo aver preso il nostro drago. E dopo aver convinto Lady Hellbender ad aiutarci contro la chiesa. Prima di partire per la missione, prepariamoci spiritualmente con un inno di guerra catatiano. Come? Cioè ora? Sai che c'è? Che razzo? Ci sto. Ascoltate attentamente. Il catatiano antico è potente, con parole dense di significato. Venitemi dietro mentre canto il tema. Catragio tutluk, eldar comorgat, soltat flandurgart. Sul serio? Ma davvero? Argat gonot kol, volma chi ultat. Goten kogalmach. Targat gonot kol, volmaki ultat. Goten kogalmach. Velma fin sardut, jokein agaltau. Goten kogalmach. Velma fin sardut, soltat Flandurgar. Cosa dice l'ultima parte, Drax? Soltat Flandurgar vuol dire otterremo la vittoria. Bene, e dopo questo inno il video finisce qui. Vi ricordo di mettere un bel mi piace se il video vi è piaciuto, di commentare e di iscrivervi al canale per non perdervi i prossimi caricamenti. Douglas Charles Fear è tutto, al prossimo video.